Rilanciare la propria azione, impedendo che certe situazioni non si verifichino più, svolgendo il compito di controllo e indirizzo, solo ed esclusivamente nell'interesse dell'Arezzo. Orgoglio Amaranto sceglie l'assemblea pubblica per gettare le basi del proprio futuro. Piano piano, a piccoli passi, cercheremo di far capire come funziona l'azionariato popolare, come vive l'azionariato popolare, specialmente negli altri paesi. Sarà una bella collaborazione, una bella cosa, è un bel progetto, ci è piaciuto quando ce l'hanno presentato e abbiamo deciso di portarlo avanti. Le ultime settimane non sono piaciute al comitato, che mette in chiaro le cose. Giù le mani dei dipendenti, il nuovo Arezzo deve ripartire dalla valorizzazione delle risorse interne. Secondo me si è perso un po' di tempo. Si è perso un po' di tempo perché siamo arrivati ora ai primi di giugno e c'era tempo già per dare una riorganizzazione un pochino più importante alla struttura. Ad ogni modo, questa settimana qui ci sarà una riunione, quindi insomma, ecco, puntualizzeremo un attimino quello che ci è sembrato diciamo non corretto da un punto di vista di comunicazione nei nostri confronti. Chiaramente con l'1% non possiamo spostare gli equilibri, però ci sembra doveroso perlomeno poterne discutere, poterne parlare e al limite poterne prendere le distanze, ecco, perché bene o male abbiamo un rappresentante nel nostro CDA e quindi prendere decisioni che noi ci risultano abbastanza antipatiche e controproducenti, ecco, vorremmo perlomeno in quella sede dire che Orgoglio Amaranto era contrario.